Belluno è di tutti, si lancia contro l'amministrazione comunale e per bocca del consigliere Paolo Gamba addita le scelte infelici del sindaco Massaro su diversi temi. La rigenerazione urbana, innanzitutto, tematica già al centro di numerose vicissitudini e in merito alla quale Gamba suggerisce alcune soluzioni alternative. È un tema che probabilmente doveva essere visto più su sistemi e su momenti difficili e su temi più pregnanti, tipo la sistemazione dei ponti per quanto riguarda Belluno, la viabilità e alcuni altri tipi di interventi che sono necessari per la comunità. Vedi il ponte Bailey che adesso deve essere rimesso in discussione perché deve essere prorogata la concessione da parte del Genio Civile e della sua tendenza. Vedi il ponte della Vittoria che è un problema strutturale che non è da poco e bisogna stare attenti a come viene affrontato. All'attenzione del gruppo anche la sanità. La fusione delle due ULS non convince del tutto i consiglieri. È vero che hanno catalizzato, diciamo, la parte amministrativa in un'unica USL, ma è anche vero che sono due entità completamente autonome e questo non va bene. I medici a Belluno non vengono per motivi proprio di carattere numerico, perché non ci sono numeri, non ci sono tanti interventi da fare e perciò è chiaro che preferiscono andare in altri reparti, in altre zone. Sul tavolo anche il Nevegal, ormai profondamente trasformato dal maltempo, con alcune idee per il rilancio turistico del colle. Sapete che la mia idea è sempre quella di ricominciare a rivalutare il discorso del famoso progetto Nevegal. Questa amministrazione ha demolito tutto, ha fatto fallire una società pubblica che si chiama NIS. Dobbiamo pensare che il turismo per noi sarà il primo mantra per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.